nella stanza accanto vi hanno spiegato la preparazione del filo. Quindi i canoni con il filo ritorto si mettono sull'incannatoio, ognuno nel suo proprio piolo, e si fa passare il filo per il foro retrostante. Si prende la manciata del filo e si comincia ad agganciare sui pioli dell'orditoio. L'orditoio ovviamente per fare l'ordito, quindi la parte verticale e la lunghezza della mia futura tela. Quindi a seconda di quanti pioli aggancio deciderò la lunghezza della mia tela. Questo quando è tutto agganciato siamo circa sui 20 metri. Si tendeva ovviamente a fare la tela abbastanza lunga perché che io ne testa 20 metri o un metro mi ci vogliono comunque 2-3 giorni e 2 persone per preparare il telaio. Quindi si cercava ovviamente poi di sfruttare la lunghezza. Quindi dicevo quanti pioli aggancio mi determinano la lunghezza, quante portate di filo, quindi quante volte passo sullo stesso piolo il filo e quindi lo riempo, mi dà la larghezza della tela. Qui su questa tela lavoriamo con circa 400 fili. Ovviamente ho il limite della grandezza del telaio, quindi non è che posso fare di meno ma non di più. Questa è più o meno la grandezza standard di tutti i telai dell'epoca. Quindi se devo creare la tela per un sacco per le granaglie oppure per le vele della nave, questo è. Quindi poi dovrò ovviamente cucire, per esempio nel caso delle vele dovrò cucire. Importantissima è questa croce qui, questa X, questa si chiama croce d'ordito, serve per tenere separato filo paro e filo disparo. Questo è importantissimo in fase di allicciamento e poi lo vedremo, si realizza con un movimento a onda della mano. Scusate. Così vedete anche una fase di aggiustamento. È uguale che girino da una parte o dall'altra. Sì, non mi cambia nulla, tanto qui devo tirare. Sì, sì. Dicevo, quando arrivo a questa altezza tirando il filo, il movimento che faccio è questo qua. Faccio scorrere e aggancio qui. Ogni volta che passerò in avanti per questo punto, continuando a tirare il mio filo, dovrò ripetere questa croce d'ordito. Ora, quando ho riempito tutto l'orditoio, il filo è in tensione ed è ordinato, io non posso semplicemente sganciarlo per metterlo sul telaio perché l'ordine lo perdo, quindi devo in qualche modo mantenerlo tenendo ordinato il filo evitando che si aggrovigli. Quindi comincio a sganciare dal fondo, tengo in tensione e comincio a creare la cosiddetta treccia d'ordito. È una treccia caposingolo, cioè vuol dire che se io tiro la treccia si scioglie, quindi non ho bisogno di due mani per aprire tipo le classiche trecce per i capelli, ho una mano libera in questo modo, mentre tiro con l'altra sistemo i fili sull'ordito. In questo modo non spreco tutto il lavoro che ho fatto praticamente. A questo punto si tirano. Buonasera. E se vuole fare la visita si comincia dalla stanza accanto. Questa è l'ultima. Prego. Dicevo, si tirano i fili e si arrivano ai licci. I licci vengono preparati ovviamente in precedenza e poi montati. Si creano con un sistema di nodi per cui al centro io ottengo questo anellino, questa cappietta centrale, e qui arriva il discorso filo paro e filo disparo, ovvero sul primo liccio nell'occhiello passa il filo paro e libero rimane il filo disparo o viceversa. L'importante è che nel liccio successivo faccia esattamente il contrario. Sì, se quindi qui è passato il filo disparo, qui ci deve passare il filo paro, per l'occhiello ovviamente, in modo che quando aggancio i licci ai pedali, questo liccio mi movimenta un livello di fili, che può essere quello paro o quello disparo, e questo è esattamente il contrario. Perché uno mi sale, l'altro scende. Esattamente. Adesso poi vi faccio vedere. Si passano tutti i fili uno per uno attraverso il pettine, si agganciano i fili al succhio anteriore e si mette tutto quanto in tensione. Vedete, il filo qui è tirato. Ed è per questo che io ho bisogno del filo ritorto, perché il filo singolo rischia di spezzarsi, non regge la tensione. Mentre invece il filo di trama, che la trama è la parte quindi orizzontale invece della mia tela, non dovendo reggere tensione non serve che ci sia il filo ritorto, quindi posso usare il filo singolo. Si mette sulla spola una vetta e si fa fare da spola, appunto. E quando aziono il pedale si separano. Questo liccio mi tiene su questo livello di fili e quest'altro invece. Sarebbero i pari e i dispari. Esattamente, eccoli qua. Due licci sono il minimo sindacale per fare una tela, cioè di meno non si può tessere.
Se io, se questa non fosse una tela di canapa, ma fosse una tela di un tessuto un po' più pregiato, io volessi tessere anche un motivo, un disegno sulla tela, dovrei aggiungere molti più lecci e molti più cannelli di filo, perché ovviamente dovrei intessere anche con diversi colori, eccetera. Quindi ci vuole ancora più tempo. Mi rendi conto che questo già ce ne vuole tanto, questo è già il minimo. Per un sacco, per fare un sacco per un di sacco, grano. Sì. Per un sacco di perché una tela, per esempio, a spina di pesce... Sì, è un decoro? Sì, cioè se ha una piccola decorazione è già fatta con più lecci. Sì. Sì. Due sono proprio il minimo. Quindi è più pregiata. Sì, almeno, sì, sì. Cioè proprio ipoteticamente un disegno da un liccio in più, già sono tre licci però. Certo. Certo. Allora, quindi io aziono i miei pedali, si crea il corridoio, quindi lancio la mia navetta, compatto il filo con il pettine e scambiando i pedali il filo si blocca. Quindi non rimane più libero, rimane lì. E riaziono, rilancio la navetta che è arrivata di qua, riprendo, riavvicino, riblocco. La tessitura è questo. Lancio, avvicino, riblocco. Lancio, un millimetro al minuto praticamente. Allora, le tessitrici esperte arrivavano a 2,5 metri, 3 metri al giorno. Al giorno? Al giorno. Poi abbiamo... Questo dipende dalla stagionalità. Tutti loro in luce. L'estate, esatto. L'estate già si lavora, ci sono più ore di luce disponibili, l'inverno con quello che è. Quindi dipende anche un po' dalla stagione. È un lavoro... Allora, la cosa difficile è la preparazione del telaio, perché un filo fuori posto già pago l'errore, diciamo, uno su 400 già mi è sufficiente. Quindi la tessitura in sé per sé è semplice, è faticoso però semplice. Cioè semplice. Rispetto al resto, sì. Veramente. Dato che poi per di più la fibra della canapa è pelosa, vedete che ha tutti i peletti alzati, questo crea attrito e quindi mi crea una difficoltà in più. Quindi per aiutare, abbiamo anche la si imbozzimava la tela, cioè si passava la bozzima, che è una sorta di appretto medievale, è una mistura tra crusca d'avena, acqua e grasso di maiale, che va mantenuta vicino al fuoco perché altrimenti si rapprende. Si passava sui fili prima di cominciare la tessitura, fa un effetto in amidatura praticamente, tiene il peletto attaccato al filo e facilita un pochino lo scorrimento. Va poi ovviamente lavata una volta realizzata la tela, si lava via con acqua bollente. A questo punto io ottengo la tela del mio colore naturale, diciamo, per esempio. Questa già può andare bene per fare dei sacchi, per esempio le granaglie. Taglio ovviamente poi la mia tela a seconda della lunghezza, la cucio insieme e qui ci siamo. Bevagna era famosa anche per le bevagnine, oddio qui cade tutto. Le bevagnine e le tele di bevagna. Mannaggia miseria, perché non ho... Bene, dovrò rimanere così per tutta la sera. Guarda zeppa, no. Allora, le tele di bevagna, quelle bianche, scusate, ma qui è la piramide. Allora, queste avevano una destinazione un po' diversa, potevo usarle sempre per esempio per sacchi di granaglie, però ovviamente con delle farine diverse, un pochino più raffinate, tipo farina di grano, farina bianca, oppure per le lenzuola per il corredo della sposa o della famiglia. Ovviamente non erano lenzuola di lusso, però la canapa è come il lino, è caldo d'inverno e fresco d'estate. È un po' più pesante ovviamente. Oppure in Vaticano nel Medioevo si usavano le tele di bevagna di canapa come paramenti sacramentali, quindi erano tele di altissima qualità nel loro genere ovviamente, tanto che rubavano i sacchi di canapa di bevagna, rubavano il mercato a quelli di Prato. A Prato ne sanno giusto qualcosina di tela, quindi noi abbiamo delle fonti d'archivio che ce lo confermano. Sono proprio le epistole di un mercante di stoffe di Prato, dove si lamenta di questa concorrenza che gli facevano le canape di bevagna. Si sbiancano con la lisciva, quindi acqua bollente, cenere, si aggiungono anche erbe tipo per esempio l'alloro e gusci di uovo macinati in modo molto sottile, perché sono ricchi di carbonato di calcio e quindi aiutano a sbiancare ulteriormente. Si tendeva un telo tipo di lino sopra la tinozza, si mettevano sopra i vari ingredienti, condire a piacere con acqua bollente, serviva per fare da filtro in modo che non cascassero nell'acqua. Si lasciava a bagno o 24 ore o finché l'acqua non freddava e si lavava via. Si poteva ripetere più volte se volevo un bianco più candido, diciamo.
e arrivavano a dei livelli di bianco notevole per l'epoca, insomma. Prima di venderle si stampava sulla cimosa, cioè quindi sulla, sul bordo, il simbolo della bottega, della filiera, eccetera, in modo da certificare effettivamente che quella era una tela di bevagna e quindi si stava pagando una bevagnina il giusto prezzo. Niente di nuovo, ci provavano allora, ci provavano adesso, insomma. Era sempre per certificare un po' e garantire di non pagare un prezzo iniquo.